per fare in modo che un disegno di legge diventi una legge di prosperità e di benessere per la regione siciliana. Buonasera a tutti, mi presento Paolo D'Amato, penso che mi conoscete tutti. Allora, Giuseppe è stato molto, molto preso dalla situazione, perché effettivamente per quello che abbiamo vissuto sulle strade, oltre ad essere un'esperienza favolosa, perché vivere la strada non è vivere l'ufficio e continuare a prendere per il culo i cittadini, vivere la strada vuol dire parlare, interloquire, capire che sta succedendo veramente all'interno della nostra amata Sicilia e non venire su questa cancellata a continuare a prenderci per il culo, là da finire di prendere per il culo le persone. Ci vogliono le proposte. I problemi li conosciamo tutti. C'è una mala sanità, ci sono stati tagli nelle scuole impressionanti perché vogliono un popolo ignorante, ci sono pensioni da fame, la serie di Equitalia con le banche ci usurano giornalmente togliendoci case e aziende, la disoccupazione giovanile che ormai supera quella della Grecia, quella nazionale che ormai non si sta capendo più niente perché secondo me anche le statistiche sono taroccate. I problemi li sappiamo, cari politici, i problemi li conosciamo a memoria, siamo stanchi di sentire i problemi, noi vogliamo le proposte. E perché siamo così determinati? Ed era una cosa giustissima, anzi sono onorato perché non da politico, ma da membro di un progetto, sto chiudendo la campagna elettorale a Ramacca. Cioè io da membro di un progetto chiudo la campagna elettorale a Ramacca, perché hanno paura pure ad uscire. Se qualcuno ha comiziato l'ha fatto perché non aveva altro, doveva per forza dire due minchiate, perché due minchiate sono state due minchiate. Non voglio attaccare nessuno, però qua il problema è serio, qua non c'è più niente da ridere, perché qua giornalmente ci sono persone che si stanno bruciando vivi. E sì, è vero, c'è capo dall'auto, ma come una capa da nasa, la pigliamo magari a nasa, non fondo schiena. E nessuno ci aiuta, perché ormai il sistema ci ha suddiviso cu campa campa e cu more more. E allora noi, taccata a serte, perché voglio fare un piccolo excursus, taccata a serte i pazzi, cioè a serte ne usura, ci toglie le case, ci toglie le aziende, ci porta al suicidio, noi andiamo a contrastare la Serit e siamo pazzi, invece che ne buoni siete quasi, ne barri, a chiangere tutti orna senza mai reagire, perché la verità è che c'è una paura che io vi reputo a tutti un pugno di piscialetti e mi assumo le mie responsabilità. Sapevo fare solo purpetti, io ti piglio agli angati, stai attento a non barrare da Juve, stai attento a chi lo dice, ma ora do suco, un siciliano diventa un piscialetto, ci stanno togliendo tutto. E allora noi, padri di famiglia, ma soprattutto non dimenticate gli imprenditori, perché chi capisce oggi il vero problema sono gli imprenditori, che ad un tratto dopo 20 anni di lavoro non riescono a capire come mai non riesco a portare avanti la mia attività commerciale. Però il sistema ti ha indotto a pensare che sei un fallito, dunque ti devi suicidare. Non è vero. Non è vero. Non è vero. È il sistema che ci induce al suicidio, perché ormai la tassazione è a livello spaventoso. Un'azienda
con tutti gli sforzi che può mettere in campo, non riesce a sopravvivere. O allora non devi pagare le tasse. Come io qua, viste tutti, sono in sciopero fiscale. Mi potete mandare chiunque, devo portare prima il pane a casa mia. Dopo, in tutti i casi, se c'hai cocca euro, ci udugna stu pugno di malfattori, perché questi sono malfattori, sono persone pazze, perché la colpa non è di Progetto Sicilia se oggi le persone si bruciano, la colpa è ancora di Renzi, che si sta comprando con 80 euro al mese. Questi sono scambi di voti, ma cosa fa la magistratura? Si gira dall'altra parte, sotto campagna elettorale promette 80 euro, sono scambi di voti, o non è vero? C'è qualcuno che lo può smentire? Sono scambi di voti, ma tutti fanno finta di nulla. E allora cos'è successo strada facendo? Incontriamo Giuseppe Pizzino, un pazzo, lo sapete perché è un pazzo? Perché per la prima volta, senza chiacchiere, è riuscito ad attuare, a mettere sul tavolo articoli dello statuto speciale che da 68 anni se ne parla, ma mai nessuno è riuscito a farne almeno parlare, non dico ad attuarle, a farne parlare. Cos'è successo? I pazzi, per la prima volta in 68 anni, grazie all'articolo 12, si mettono su un gamber, grazie a tanti altri giovani sparsi in tutta la Sicilia, e raccolgono 12.000 firme. Non sono 12.000 firme tanto per, sono 12.000 firme, vi dimate, sono 12.000 firme come Dio comanda, che io reputo 12.000 firme come se fossero un milione, perché i problemi per verbalizzarli, per uscire il certificato elettorale, quanti sindaci e consiglieri comunali ci hanno sbattuto la porta in faccia, ma alla fine i pazzi sono riusciti per la prima volta ad attuare l'articolo 12. Chi sta su a dire i palli? E questo avere le palle, a utilizzare il nostro statuto. Cosa succede? Giuseppe, cosa ci proponi in questo progetto? Non è che siamo alta finanza, stiamo cercando di capire. Dice, ragazzi, c'è l'articolo 41, è cortissimo. Il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni. Ma vero è? Ma sei pazzo? Come può emettere prestiti interni? Dunque non c'entra la BCE, non c'entra Roma, non c'entra Madrid, non c'entra nessuno. Cioè il Parlamento siciliano può attuare l'articolo 41. Mamma mia, questo è un miracolo. No, siete pazzi, vabbè, siamo pazzi, levate davanti che è camminare. L'articolo 41, possiamo autofinanziarci. Come? Sta cascando una Sicilia, comuni pericolanti, strade con buche, solo di opere incompiute, ma non siamo noi a dirlo. Non è che siamo nati, abbiamo un deficit strutturale di 40 miliardi di euro. Chi lo dice? Lo dice la regione siciliana, perché in fondo il progetto Sicilia, che ancora oggi, attenzione per tutti quelli che sono qui, politici e non politici, ancora oggi nessuno riesce a smontare una virgola del progetto Sicilia. Siamo qua disposti a fare anche le nottate affinché qualche economista venga in questa piazza e ci smonti il progetto Sicilia. È solo una questione di poteri forti che vogliono tenerci schiavizzati per venire a rubare sempre i voti nella disperazione delle famiglie. Non se ne può dire che non si può più andare avanti in questo modo, non si può più andare avanti in questo modo. Allora Giuseppe cosa ha fatto? Ha preso statistiche nazionali,
statistiche regionali e ha fatto un vaso. Quando il Presidente della Banca d'Italia dice che ci sono 60 miliardi di euro bloccati perché ormai dalla FIFA nessuno spende e investe, non è che lo dice Giuseppe Pizzino, lo dice un Presidente della Banca d'Italia, lasciando perdere che ancora ci sono da valutare le poste e la liquidità, si stima un 100 miliardi di euro, ma vero è che ci sono? Sono statistiche del Presidente. E allora Giuseppe cosa fa? Giuseppe si fa un conto molto semplice. Mettiamo a garanzia che fra Conte Casino e Nero, i beni immobili siciliani, perché ora toccheranno anche i beni immobili siciliani, mettiamoli a garanzia, perché per emettere obbligazioni bisogna avere una garanzia. E chi le stima? Chi le stima i beni immobili siciliani? Ha ragione quando stima 6 miliardi di euro. E allora Giuseppe, che è pazzo, però gli stima l'hanno fatto tutta la regione, prende nel progetto se questi beni immobili, li mette a garanzia, dice domani mattina emettiamo obbligazioni per 6 miliardi di euro al 100%. Perché al 100%? Perché dobbiamo smuovere l'economia. Dunque si prevede che la regione ogni anno entrerebbero 6 miliardi di euro di obbligazioni al 100% in 5 anni. E molto, ci vorrebbero 4 ore per spiegarlo, ma io in sintesi ve lo voglio fare capire, perché siamo a Ramacca. Entrando 6 miliardi di euro abbiamo la facoltà e la possibilità, politici, questa è rivolta ai politici e scienziati, ci sono 2 miliardi di euro ogni anno che la regione siciliana non può usufruire perché non ha cassa. E allora 6 dramo dei banchi, 2 dramo dell'Unione Europea, quanto fa? Fa 8. In 5 anni quanto fa? 8 per 5 fa 40. Sono i 40 miliardi di euro di deficit ristrutturale che non hanno fatto nazi. La stanno dicendo i cosa subentra? C'è qualcuno che è scettico. Dici, ma io non mi fido della regione, ma qual è il tuo problema? Tu avrai in possesso una gran carta del valore di 5.000 grani e qua dobbiamo stare attenti a non confondere l'euro con il grano, perché il grano è una moneta complementare territoriale. Questa è la gran carta che non può uscire dal territorio siciliano. Ma lo sapete perché? Per favorire le attività produttive siciliane che sono al collasso, perché noi non produciamo più. Cari politici scienziati, che siete mucciati a rere cantonero con povero spunturato, a domandare ci vuoto. E nati semi pazzi, perché nero su bianco mettiamo numericamente come si ci arriva. Cosa succede con la gran carta? Immaginate, 6 miliardi di euro di obbligazioni diventano 12-6 miliardi di grani, valore 12 miliardi, perché un grano vale 2 euro. Di spese delle famiglie. Immaginate, da domani in poi 6 miliardi di grani per il valore complessivo di 12 miliardi per 5 anni immesse in un corpo dissanguato. Che succede quando uno ha una carenza di sangue? C'è qualcuno? Che cosa succede? Un corpo dissanguato ha bisogno di sangue. Mettendo sangue in un corpo dissanguato, io penso che a 3 secondi, no, statistiche fra 10 anni e 20 anni, quasi stima 3 mesi, ci sono stime di 3 mesi, la Sicilia diventerebbe una delle terre più belle e economicamente più forti del mondo, con una moneta prettamente interna. Ed è su numero, è vero, nessuno lo smentisce. Se c'è qualcuno che lo vuole smentire, che venga. Cosa fa Giuseppe Pizzino? Visto che recupera 8 miliardi l'anno, c'è il presidente dell'ANCE, non confondiamolo con l'ANCI, l'ANCE, dice, spendendo 1 miliardo di euro in edilizia,
si possono formare 20.000 posti di lavoro. Ma non lo dice sempre Giuseppe Pezzino, eh? Lo dice il presidente Giuseppe, siccome è scelto, dice no a 20.000, 16.000, siccome si vorrebbero spendere 3 miliardi di euro, 16 per 3 è 48, abbiamo formato 48.000 posti di lavoro. Ma sono numeri, non siamo noi, è stato Giuseppe a creare questo puzzle. E siamo pazzi, perché siamo pazzi? Voi immaginate se tutti quanti voi da domani mattina non avreste problemi economici, se già oggi c'erano 20 cristiani sotto la bandiera, sia dell'uno che dell'altro e quant'altro, io penso che a Nazio non ci avessimo a dare più manco confidenza, perché secondo me un popolo che sta bene non c'è bisogno di votare perché ti promettono posti di travaglio. Un popolo che sta bene vota per meritocrazia. Libertà. Noi che troviamo 90 calabuni in San Regione Sicilia, da solo con l'articolo 12 e 41 si faceva un incontro. Paolo D'Amato traseva in San Regione Siciliana solo perché conosceva l'articolo 12 e 41, sembrava uno dell'alta finanza. E certo, ma un gusano che cos'è? A Costituzione siciliana. E si permettono di dire noi vi dobbiamo governare. Voi non ci governate, voi ci comandate. E lo sappiamo tutti che ormai non ci governano, ci comandano. Come qualcuno, quando ci ha fatto entrare all'interno dell'Unione Europea, e a me mi avesse fatto piacere, ricordava poco fa qualcuno, quando è andato a firmare il trattato per entrare in Europa, c'è stato un certo Prodi, lo ricordate? A fare un sassazzone mi sa ditto, c'è quella faccia di mongolo, tutto che pare bravo bravo. Signori, con l'entrata in euro, non me lo posso scordare mai, con l'entrata in euro lavorerete un giorno in meno per guadagnare un giorno in più. A distanza di 14 anni non c'è né liquidità e né lavoro. E ancora vogliono i voti. Damicilli non è un problema, damicilli, ma assumiamoci le nostre responsabilità. Noi come Progetto Sicilia non abbiamo mai chiesto a nessuno di venire perché noi siamo i leader di qualcuno, e lo specifichiamo sempre. Questo è un regalo che noi vogliamo fare alla Regione Sicilia e a 5 milioni e 50 mila persone, perché con una moneta complementare interna, e questo io direi che tutti quanti potreste avere la possibilità di documentarvi, il pane non mancherà mai. Con una moneta interna personalizzata che non può uscire le frontiere, il pane non potrà mai mancare. E noi quello che vogliamo fare è garantire sia a noi stessi e sia agli altri 5 milioni e 50 mila persone il pane, la dignità di essere uomini. Bravo. Adesso concludo, perché il PAI manco stai potendo manco parlare. E volevo concludere dicendo: noi non siamo i leader di nessuno. Chiunque di voi volesse sposare non deve sposarsi né con Pezzino né con Paolo D'Amato né con Salvatore, né. Deve sposare un progetto di legge di iniziativa popolare. Per la prima volta nella storia dello statuto presentato in Parlamento, e addirittura il disegno di legge più veloce tra tutti i disegni di legge che sono entrati in commissione, in terza commissione attività produttive. Questa, signori, è storia, ma tutti stanno cercando di oscurarci. Noi continueremo affinché
il disegno diventi legge per la dignità del popolo siciliano. Grazie. Bravo, bravo Paolo, bravo. Ormai lo sappiamo tutto il progetto Sicilia. Volevo dire una cosa: noi non cerchiamo voti, non cerchiamo soldi, noi vogliamo solo informare. Il compito nostro questa sera, e lo faremo anche in tante altre piazze della Sicilia, per noi inizia oggi il nostro percorso di informazione, quindi continueremo a farlo. L'abbiamo iniziato qui a Ramacca e andremo avanti nelle altre piazze della Sicilia, perché dobbiamo informare.